Buongiorno, Teddy. Cioè, anche per bere resta sdraiato. Tieni, vuoi ancora? Via, quindi? Stiamo fuggendo dalle api? Sì, ma ora andiamo in un posto speciale per Teddy, perché se lo merita. È stato punto, poverino, ci siamo spaventati tanto. Alla fine l'abbiamo buttata, visto nel video, molto così, ma noi eravamo terrorizzati perché questo cane gonfiava. Abbiamo chiamato il veterinario, anche se era tardi, ma ci ha risposto lo stesso, insomma. Mitico il veterinario Fabrizio. Mitico Fabrizio. E niente. Adesso però proviamo a perderci un pochino stamattina, dai, sennò se andiamo diretti con la strada giusta non siamo noi, E ci siamo già pezzi del paesino per cercare un banco, ma che fate voi? Amo, non c'è versi oggi, Oggi non si riesce a trovare posto. Siamo scappati dalle api, ma ci siamo trovati. C'è un sacco di turismo in questo periodo, Quindi anche il campeggio più semplice, però che per noi ci serve quello, un appoggio, perché è pieno. Tutto pieno. Adesso si va a cercare qualche posto un po' alternativo, se riusciamo. Questo è bello però, Questo è bello, troppi spoglietti per Teddy. Teddy, ti metti le scarpine? Quando va? Dove voglio andare io? Ragazzi, dopo tanto brontolare, tanto girovagare, tanto un po' di tutto, sei riuscita a trovare un posto. Era andata quasi a finire male, a schifio. Sì, a schifio, come si dice noi. Poi ci siamo fermati. Sento, fermi un attimo. Abbiamo mangiato un po' di pecorino, un po' con un po' di pane caraccio. Non metto gli occhiali perché sennò non c'è. E quindi si sono un po' ripristinati gli equilibri. A stomaco pieno. Ora abbiamo trovato un posticino. Un posticino neanche male. Intanto vi portiamo a questa spiaggia che abbiamo trovato giù, perché dove anche Teddy può fare il bagno, anche perché un pezzettino ci deve arrivare. Dice la Mary, servono le scarpine, ma le mie le ha perse. Le ho perse. No, boh, tanto. Che ognuno tenga le sue cose, Anche perché tanto mi ha già promesso che mi devo comprare un marsupino, quindi se qualcuno produce marsupi e vuole mandarcene uno, io lo uso, perché sennò. Voglio andare a fare il bagno lì. Ora c'è una specie di sommergibile. Adesso se ci arriviamo in tempo. Comunque, amore, ti sei portata le pinne e la maschera, se mai vai a vederlo giù, no? Il sommergibile. Via. Teddy, piano che mi impare un passaggio. Aspetta. Andiamo. Sommergibile, vabbè, è eccessivo. Sembra un pescino, guarda, anche l'occhietto del pesce. Via, scendiamo. Sono per voglia di fare il bagno, per fare le immersioni. Vedi, Nemo Sub. Andiamo, dai, di qui. Sono stata brava o no? Subito il ciubottino, andiamo laggiù. Spettacolo, qua. Guarda che acqua. Lui c'è anche l'ombra. Ora lui è entrato a corsa e c'era il disastro. Teddy, però devi guardare il terreno, Mamma, già che non ci sono le vespe, è tanto, Meglio. Che cosa? La pettorina gli andava levata, è in condizioni, sai? Dai, Teddy. No, ve lo devo far vedere da vicino perché è incredibile. Sei penoso, Teddy, lo sai? Che gli importa a lui? Mamma mia,
poi senti che versi ci fa. Via, oh, mi spoglio. Qui sotto siamo venuti. Teddy! Vai, vai dalla mamma. Vieni, vieni. Un cane da salvataggio sei diventato. Bravo. Prende gli scogli lui mentre va, eh. Vieni. Vai dalla mamma, forza! Vai! Che fate? Andiamo a fare il bagno. Forse. E trovo un bastone. Teddy! Teddy! Bravo Teddy, vieni, ma che non può passare dove è la sabbia? No, nei peggio posti. C'è una linguettina qui di sabbia. Lui no. Si è fermato lì, via. Vieni. Sono andato a far bagno oggi. Via. Curgiones, vedrai che è così. Poi i nostri amici sardi ci correggeranno. Lui è morto dopo tutta la giornata di oggi. No, ma lui è sempre stanco, lui è viziato. Mangia, dorme e fa altro. E un porto. Il tramonto si è visto poco perché c'erano le nuvole. Però il posto è spettacolare. Vediamo se cade indietro ora per farvi vedere un po' quella macchina. No, ho detto, vediamo se cade indietro per far vedere un po' la macchina. No, no. Qual è il problema? Il problema è, a parte che non ci si vede niente, poi vabbè, quelle pedate di moto fatte a forma di zampina, no? Non scodinzolare. Sei stato te? Aspetta, mi levo questo perché sennò poverino t'acceco. Guarda lì la coda. Guarda. Quelle pedatine a forma di zampina. Chi è stato con tutto il fango sotto? Che è montato davanti? E mamma, su, forza, eh? Oh, ma a me sembra ci fosse una capra. Di qua. Fammi vedere su. Quel canino di prima. Si vede una mazza, eh? Faccio il faro, vado un po'. Occhio che non sia qualche segnale di allarme per le barche, arriva la capitaneria. Ma te perché scusi te?
No, stai a vedere il disastro. C'è il mondo intero qui. Ragazzi, buonanotte a tutti. Stasera bisogna andare dentro, via. Via, c'è poco da fare. C'è cani, c'è al buio, ti sbucano tra piedi, così. Forse anche una capretta, a me mi sembrava, ci sta. Ah, comunque io oggi mi sono tagliato un piede, sono infortunato. C'è una macchina che urla da sé al telefono. Ecco il cane. Ecco il cane. Ecco il canino che arriva. Arriva quel topino veloce. Bu, 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 bu. Ve l'ho detto, c'era il cane. È arrivato. È arrivato il cane. Via, oh. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Fondate nel cane degli altri. Ciao.